casi, professore Giannone, il Fiorentino Bevilacqua, e oggi c'è una novità assoluta, che è la prima volta che infatti ci stiamo arrivando. Se ci sta chi ha iniziato, si può dire la seconda generazione, perché la prima era quella dei Vitali, Silvio Vitale, di Topa, la seconda generazione fra i primissimi, e anche il professor Vincenzo Curì, che vorrei fare un applauso e dire un piccolo saluto per la sua presenza. Contentissimo di essere qui stasera, sono stato anche soddisfatto di aver passato una giornata nella mappa dei lavori stamattina, lungo i confini, quelli che furono i nostri campi di battaglia nell'ultima difesa del regno, del grande regno delle due Sicilie. Quindi io sono contento anche dell'argomento di stasera che si dibatte, argomento focale, fondamentale della nostra storia, poco approfondito e poco capito nei suoi aspetti molto profondi. L'invasione francese è un argomento fondamentale che viene sempre disatteso nelle scuole, quindi veramente grande la bravura di questa associazione che è riuscita a far ristampare questo libro raro e quindi soprattutto a riportare questi argomenti sul tappeto, argomenti che rappresentano il pane quotidiano mio, per esempio. Uno ha fatto un libro sul 99, quindi sono cose a cui io darò sempre una mano quando potrò. Non posso darla molto stasera perché siamo da stamattina alle 9 qua e devo tornare alla capitale, come sapete voi. E quindi sono costretto soltanto a non sentire tutto, mi dispiace, però sono contento che siate qua, sono contento che siete interessati, sono contento che queste nostre cose vanno avanti in questa terra abitata da napoletani. Noi siamo tutti napoletani, lo siamo stati per 7-8 secoli, che poi da 150 anni ci chiamano altre province, altri nomi, che i napoletani sarebbero gli abitanti di Napoli. Non è vero. Se qualcuno è stato all'estero, se qualcuno si informa meglio, sa che uno di questa zona che si trova all'estero dice tu sei napoletano. E così è anche in Calabria, così è negli Abruzzi, così è in Molise. Noi eravamo una grande nazione, con una grande cultura, una grande storia che non ci possono cancellare. Ci hanno tentato in tutti i modi. Ma noi siamo qui a combattere per questa nostra civiltà, che tu dici giustamente il sindaco, non avremo futuro se non partiamo dalle nostre radici vere. Non avremo futuro soprattutto per i nostri giovani, a cui ci interessa una sola cosa, che capiscano il loro passato e pretendano di rimanere sul loro territorio. Ecco, è una cosa terribile questo spopolamento e stonamento dei nostri giovani. Loro devono pretendere di vivere qua, in qualsiasi modo. La cosa peggiore è andarsene. Guardate, vi dico soltanto una cosa per capire, sono professore di economia, tra l'altro. Costa più di 300.000 euro alla società far laureare un giovane. Questo giovane poi se ne va altrove a lavorare, quindi a dare la sua capacità agli altri, a guadagnare e a spendere altrove queste sue capacità e queste sue risorse. È un danno enorme per la regione in cui è nato il giovane, quindi è anche un fatto economico. Noi dobbiamo pretendere che i sacrifici che le famiglie fanno per portare i ragazzi avanti poi abbiano il loro risvolto in un lavoro che devono trovare qua. Sarà quello turistico, sarà un altro, ma dobbiamo trovarlo. Non possiamo più scappare di qua. Grazie. Adesso farò parlare Loredana Terrezza. Loredana Terrezza, aspetta, suonare prima o parlare dopo? Loredana Terrezza fa parte del gruppo dei Controlla con il marito Silvano Poschin, è titolare di una scuola di danza. Non è una scuola normale di danza, non è una normale scuola. Lei fa la danza per la danza, quindi credo che abbia inventato un metodo a livello mondiale più unico che la danza. Quindi quando una persona va a imparare da lei le danze popolari, fa anche una terapia sul proprio corpo, sulla propria anima e sulla propria mente. Quindi ha un metodo tutto suo che non si decide a brevettare, tanto che qualcuno lo possa prendere. Però quindi che gli inglesi se lo frega. Devono essere una cosa. Intanto
quindi l'avete apprezzata prima, oggi è anche la chiusura dell'anno accademico della scuola tra danze, una specie di festa, quindi dopo rimarremo pure a stare insieme, balliamo, stiamo un po' a festeggiare la chiusura dell'anno. Se non balli tu, e quindi a questo punto lei parlerà per... Aspettiamo di poter stampare un libro che sta facendo sulle danze dell'Alta della Riva d'Oro, lui avrebbe, se lei vorrà, il piacere di poterlo pubblicare. E prima del suo, vuoi prima fare un pezzo e poi parla. No.